Benvenuti a Pala ragazzi, qua Axlogic. Oh my god, oggi sono da solo e sono qui a presentarvi questo nuovo video che ragazzi è il nuovo episodio dell'Axel's Road to Glory. Ed ebbene sì, è il secondo episodio uscito in meno di una settimana, quindi sono abbastanza felice. Questo è perché innanzitutto non ho voglia di portarvi magari video che non mi vanno di fare, perché come voi ben sapete il Road to Glory è una serie che a me strapiace e quindi ho voglia di portarvi. E secondariamente perché ho visto che comunque l'ultimo episodio ha avuto un successo che mai mi sarei aspettato. Addirittura, se non mi sbaglio, raggiunto e superato i 5.000 mi piace. Quindi cosa veramente fenomenale. Detto questo ragazzi, vi chiederei già di lasciare un bel mi piace, così per far sentire la vostra presenza, fatemi capire che ci siete. E vi voglio dire una cosa: ho deciso di cambiare un paio di giocatori, perché infatti avevo rivoluzionato la squadra per mettere Batshuayi, ma se devo essere sincero mi aspettavo qualcosa di più di lui. Quindi lo andrò ad utilizzare per un'altra partita. Anzi no, rimettiamo Poulsen. Quindi tra una partita cambierò la squadra, me la sono fatta già su Footed, quindi ho già in mente. E al suo posto metterò un giocatore veramente particolare. Questo perché? Perché come voi ben sapete, la caratteristica, se possiamo così definirla, di questa serie è quella di utilizzare giocatori che praticamente nessuno usa, ma che possono rivelarsi delle vere bestie. Detto questo ragazzi, fatemi sistemare un attimo la squadra, ci si sente tra pochissimo. Inoltre ho un mal di collo della madonna, ma se vi state chiedendo perché non ho la facecam, perché ci metterei un macello e poi ad editarla, dato che ho pochissimo tempo, anche perché oggi è Pasquetta, volevo stare un attimo in giro, appunto preferisco non mettere la facecam. Comunque colgo l'occasione per darvi, o meglio per dirvi, per augurare a voi e alle vostre famiglie una buona Pasqua, anche se già passata, e un'ottima Pasquetta. Detto questo, andiamo a vedere la squadra del nostro avversario, che è un 4-3-2-1. Oh my god, è abbastanza buggato, sì e no, perché ha Rob e Royce. Ai, speriamo di non... che non ci infligga danni, diciamola così. Eriksen vuole già infliggere dolore all'avversario. Vogliamo già andare sull'1-0. Infatti al terzo minuto Christian Eriksen ci porta in vantaggio. Mamma mia, un toro selvaggio. Lo chiamavano cavallo selvaggio Bright. No. Mamma mia che azione. Mamma mia che azione. L'Eriksen che vede il Poulsen. Poulsen, dai che fa la vaccata. Oddio, Neuer si imita nella vita reale. Però il Kaiser, cavallo selvaggio. Ehi, fallaccio. Mamma mia, Poulsen. E Poulsen se ne va così. Semina panico. 2-0 al 22esimo. Però mi dispiacerebbe un sacco togliere questo giocatore. Veramente ragazzi, perché ho voglia di metterne un altro, ma mi dispiace un sacco di togliere Poulsen. Vediamo cosa fare. Madonna Brightwhite. Madonna Brightwhite. E va, e va, e va, e va il nostro cavallo. No, l'ultimo. Madonna. Ottimo così. Questo, calcio champagne. Calcio champagne. Ehi, ehi, calcio di rigore. Ottimo così. Attenzione al Treco. Treco, Treco, fa la finta. Dove vai? E fa gol. Ci portiamo sul 3-0. Troppo facile, cioè andiamo a sfidare gente con Royce e Robben, ma noi le arriviamo così. Vabbè, adesso me la sono tipo stragufata. Ottimo. Oh. Oh, e ancora il Treco. Ancora. No. No. Attenti. Ah, che intervento. No. Ehi, attenzione. Ehi. Guardate come lo ti ferma, Guardate come Crescenza ferma Royce. Madonna, fenomeno. Se poi. Che infame. Che schifo. Che schifo. Vabbè, 3-1. Il Bright. Il Bright. Dove vai? Dove vai? Dove vai? Così, così, 4-1 al 65esimo. Il Brighton si impone ancora. Sì, no, io lo sapete che una godo quanto sto godendo. Infame. Io odio quelli fan così. L'altra volta uno con Walcott ha fatto. Bravissimo, vai Poulsen, vai. Corri cavallo Poulsen. No, perché ti fai male in quell'istante? No, se mi segna adesso ragazzi, se mi segna adesso il Road to Glory è finito. Se mi sei... No, sfaso! Sfaso, come se non ci fosse un domani. Come? Ok. È persa. Pareggia, la pareggia, la pareggia. Manca troppo poco per non pareggiarla. La pareggerà, io sfaserò! Oh my god, intervento killer. Un altro intervento... Madonna, calcio d'angolo. Madonna, madonna, madonna. Sì, così, cavallo. Cavallo, no, no, no. Oh mio Dio, ha preso traversa! No! Sì, l'abbiamo, l'abbiamo. Non teniamola perché non siamo così infami. Noi non la teniamo perché non siamo così infami. Mo prendo gol perché non ho fatto l'infame. Ottimo di... Sì, ed è finita, abbiamo vinto 4-3. Stata un po' tesa alla fine, però buono, 3 punti per noi. Ragazzi, non ho ancora i crediti per far niente. Quindi, boh, vado direttamente a giocare la prossima partita. Però, devo dire che sta iniziando a diventare difficile vincere. Perché, con un'intesa simile in divisione, adesso non dico che sono alte. Però comunque, noi pian piano stiamo andando avanti ed è un po' dura, sì.
Allora ragazzi, poi prima, anzi andiamo a vedere la squadra del nostro secondo sfidante. Anche lui centro d'intesa, anche lui valutazione di 82 superiore. Questo ci ara, mi sa. Questa è dura. Comunque vi volevo dire che mi sembra ovvio che comunque ieri non vi ho caricato un video, perché essendo pago a scuola mica mi metto a fare dei video. Quindi non ditemi non è una settimana di video. No, perché è ovvio che a Pasqua non lo carico. Comunque detto questo, direi di andare a vincere anche questa partita. Dai Erix, anche l'hai visto. Batsuai c'è. Dai, no, allora. Se mi segni ti tengo, se mi segni forse ti tengo. Lo possiamo tenere forse. Ha sbagliato il primo controllo, però Batsuai ci crede ancora nella sua titolarità in questa squadra. Quindi boh, ci penseremo. Dai che ci siamo. Dai che ci siamo. Dai che ci siamo, l'hai visto. Brightweight, Brightweight. Oh my god, gli ha tirato in pancia. Bravo, madonna Batsuai. Batsuai vuole farci capire che stiamo facendo. Oddio, perché parlo? Bella madonna Eriksen, madonna Eriksen. Dai Batsuai, bravo così. 2-0 al 34esimo. Cioè ora diventerà veramente letale sceglierne uno tra Poulsen, Batsuai e quello che voglio prendere io. Anzi ragazzi, potreste scrivermelo voi. Fatemi sapere se volete appunto, o meglio, se vi faccio vedere quello che secondo me potrebbe rivelarsi un fenomeno che nessuno praticamente utilizza in attacco. O se volete che appunto io tenga Batsuai, oppure se volete che io tenga Poulsen. Intanto Batsuai si prende un bel calcio di rigore. Ancora al treco. Lo chiamavano il Balotelli della situazione. Fa gol. 3-0. Però il portiere aveva intuito. Buono così. Oh my god. Dai, Locanna. Per me la passa. Ma se facciamo uscire adesso il portiere. Che infame. Quanto sto. No, ragazzi, ma io godo troppo a fare questi episodi. È imbarazzante per cosa sbagliano gli avversari. Buono così. Poverini, sta morendo. I nostri giocatori avranno 60 di forma fisica. Di resistenza. E noi andiamo sul 4-0. Grande così, Batsuai, che si sta scatenando. Quanto come un carcerato in discoteca che si scatena. Ragazzi. Ragazzi, aspettate che mi sa che l'arbitro sia appena inventato un calcio di rigore, un rosso. Cosa? Era andato a sinistra, quindi noi andremo a sinistra. E infatti gliel'abbiamo parato. Ottimo. Ragazzi, mi preparo già a esultare per il 5-1. Se mi date il permesso, posso? Fatto. Ma ancora si è fatto male un altro. Ma che è la mia squadra? Gli sparano, boh. Chi sta passandogli il pa... Mi si è fatto male un altro giocatore. Ma com'è possibile? E ragazzi, è finita anche questa partita. Abbiamo vinto quindi episodio stratosferico. Devo dire, abbiamo vinto 2 partite su 2, dominando anche abbastanza. Comunque credo che no, l'episodio finisce qui, che come ho detto devo andare. Però nel prossimo episodio non vedrete una partita, che è quella che disputerò contro il computer per far riposare tutti i giocatori, perché come avete potuto ben vedere mi muoiono in campo. E ragazzi, detto questo, non mi sembra di avere altre cose da dire. 2-1-0, quella partita pareggiata mi rode ancora. Comunque spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace. Ne voglio 3000. Quindi 3000 nuovo video domani. Spero di fare. No, ve l'avevo. Sì, domani però è l'ultimo giorno della vacanza. Quindi, comunque vada, domani avrete un video. E detto questo, io non ho più niente da dire. Vi dico potente. A palse nel prossimo video. Ciao a tutti.